E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Pettarin di Coraggio Italia per parlare con lui di un pronunciamento della Cassazione che è intervenuto sul crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche. E in questo pronunciamento la Cassazione spiega che l'aula di una classe può accogliere la presenza del crocifisso quando la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, eventualmente accompagnandolo con i simboli di altre confessioni presenti in classe, in ogni caso ricercando un ragionevole accomodamento tra eventuali posizioni difformi. Allora, cosa pensa di questo pronunciamento della Cassazione che diciamo, sottopone a un voto, non so, politico, i simboli religiosi che si contrappone alla scelta dei laici che non vorrebbero la scuola neutra e lontana da ogni, diciamo, compromesso o concordatario religioso. Beh, il tema è estremamente interessante ed estremamente importante. Prima di tutto una valutazione sulla sentenza della Cassazione, che io valuto positivamente, soprattutto perché la Cassazione, dopo tanti tentennamenti, dice qualcosa. Si assume la responsabilità di argomentare, motivando quella che è una posizione che la Cassazione assume. Naturalmente non stiamo parlando di Cassazione a sezioni unite e quindi vi saranno o vi sono già ora delle difformità di carattere giurisprudenziale, ma la Cassazione articola un ragionamento e afferma una serie di principi che cerca di rendere coerenti con quello che è la struttura dell'ordinamento. Stiamo parlando di uno Stato, il nostro, che è uno Stato laico, per quanto concordatario, ma concordatario non solo e semplicemente con la religione cattolica, ma con diverse confessioni religiose con le quali lo Stato volta per volta ha concordato una serie di attività pattizie che legittimano le singole regioni ad essere presenti sul territorio. L'altro elemento è che, e questa è la mia opinione personale, la scuola non è asessuata e la scuola non può essere un elemento in cui si lascia all'autodeterminazione della singola classe, come nel caso in cui la Cassazione si pronuncia, di andare ad assumere delle decisioni. La scuola è una struttura essenziale dello Stato, come tale va regolata per legge, non può essere lasciata alla volontà dei singoli e ciò che la Cassazione evidenzia in maniera importantissima è che dover far riferimento a un ben inteso o malinteso senso di unanimismo rispetto all'accordo che tra tutti dovrebbe intervenire per poter esporre il simbolo del crocifisso insieme ad altri simboli religiosi, la esigenza che ne deriva è che non possa essere lasciato all'autoregolamentazione, ma debba essere normato con grande attenzione nel rispetto della Costituzione. Io soprattutto questo apprezzo dell'intervento che la Corte di Cassazione ha fatto, il richiamare, quando la Cassazione ricorda che la norma attualmente vigente è un regolamento vecchio che risale agli anni 20 dello scorso secolo, e richiama l'esigenza che questo Parlamento ha certamente di tornare sul punto normando la situazione. Poi c'è una mia valutazione personale. Io credo che le radici culturali, storiche, religiose di un popolo e una nazione abbiano sempre un particolare rilievo, e così come credo che abbia sbagliato l'Unione Europea a non accettare la Costituzione Europea quando richiamava le radici cristiane, sbagli chi oggi pensa che la nostra nazione non sia cristiana e che di conseguenza il simbolo del crocifisso debba obbligatoriamente essere presente in tutte le nostre strutture. Ma questa è una protezione personale, non di carattere giuridico. Senta, la Cassazione parla di ragionevole accomodamento. Allora, ci sono tante scuole, anche e soprattutto in periferia, dove ci sono diverse comunità e anche non solo etniche, ma religiose. E quando sorge un conflitto su questo, la scuola non rischia di trasformarsi nel campo di battaglia di Lepanto, che era sul mare, comunque non era un campo, diciamo, in terraferma, ma che comunque rischia di aprire dei grossi conflitti. Sicuramente sì, ed è il motivo per cui mia opinione è che tanto più a fronte di questa sentenza della Cassazione si sia doverosamente obbligati a entrare nell'ambito di quello che è il tema con una disciplina di carattere normativo. Ma è anche molto interessante il modus che la Cassazione fa, perché la Cassazione interpreta il suo ruolo anche come un ruolo di completamento normativo allorché si avvede che la norma non è sufficiente di per sé a dare la giusta regolazione. Quando la Cassazione dice
ci si rifà a un coerente contemperamento fra tutte le esigenze, sta anche dicendo che quando non vi sia un'intesa complessiva non si mette alcun simbolo. E quindi in qualche maniera indica anche una via d'uscita. O vi è un'intesa complessiva, se questa non c'è, non c'è luogo a conflitti, ma semplicemente il conflitto viene riassunto e risolto togliendo qualunque tipo di simbolo per evitare qualunque tipo di problematica. E qui interviene però la vicenda di cui parlavamo prima e le opinioni personali. Ripeto, mia opinione personale è che il crocifisso per quanto riguarda l'Europa e l'Italia non sia un simbolo uguale agli altri, ma sia il simbolo che identifica le nostre radici e che come tale debba essere sempre presente in tutti quanti i riferimenti della nostra vita pubblica. Si aspetta una valutazione intelligente del pronunciamento della Cassazione e pensa che tante scuole resteranno senza simbolo religioso in assenza di un accordo? Assolutamente sì. La capacità di quello che è il mondo della scuola è di affrontare anche con intelligenza le situazioni che si sono trovati a dover vivere, l'abbiamo avuto proprio in questi giorni, quando abbiamo visto qual è stata la intelligenza con cui i presidi, o li chiamano dirigenti forse più che presidi, hanno approcciato la tematica dell'obbligatorietà del Green Pass e della necessità che il corpo docente lo presenti. Mi pare che la ragionevolezza e il buonsenso che è stato applicato in quel caso troverà applicazione anche qui, anche se evidentemente i conflitti di carattere religioso sono ancora più delicati di quelli di carattere sanitario. Ma io confido molto in quella che è la effettiva capacità della scuola di rispondere a ciò che è la propria società con buon senso. Bene, la ringrazio. Ringrazio l'onorevole Pettarin di Coraggio Italia, con il quale abbiamo parlato del pronunciamento della Cassazione sul crocifisso in aula, se la comunità scolastica o di quella classe riesce a trovare un accordo insieme ad altre comunità religiose. La ringrazio, grazie all'onorevole Pettarin. Grazie.